Intanto è cominciata a Lille, quindi partiamo con Pavesi, comincia adesso anche a Madrid, Pavesi. 50 secondi di gioco sul cronometro e la Juve scende in campo con la maglia da trasferta gialla, pantaloncini bianchi che attacca da destra a sinistra dei nostri teleschermi. In questo momento c'è una rimessa a favore del Lille con Maudì che prova a rilanciare subito in avanti. Siamo nella zona d'aria bianconera, prova a uscire la squadra di Thiago Motta molto bene con Locatelli, l'appoggio sulla destra, prosegue con Cambiaso, ci avviciniamo alla zona del centrocampo, parte il taglio che viene errato, dunque può ripartire la squadra di Bruno Genesio, ma i bianconeri sono sicuri e coprono molto bene questa rioffensiva. Parte il tiro con il sinistro da fuori area, proprio del numero 27 Cambiaso, che ha tentato il tiro da fuori area con la possibilità di sorprendere il portiere avversario, ma eravamo decisamente distanti. Decisamente, però lo Brava. Spirito con cui abbiamo cominciato continua a espormi sulla scia dell'osservazione di prima, mi sembra quello corretto, Valerio. Vinicius, difficile che sbagli Vinicius. Pronto. La rincorsa a ricciolo di Vinicius col destro, il gol quasi a cucchiaio. Senza quasi. Vinicius è un cucchiaiere. Senza quasi. Come lo fai? Il pareggio. Il pareggio del Real. Oh! Annullata, annullata. Ho tardato un attimo ad alzarmi perché purtroppo sembrava Dusan avanti sulla palla in profondità, però strozzato l'urlo di Pavesi in gola. Siamo lasciati un attimino ingannare. Raccontiamo l'azione, Ildiz è stata ottima sull'errore loro. Ildiz è ripartito, il taglio dentro e Vlahovic era chiaramente in posizione regolare sul fondo del campo, ha messo il pallone in mezzo verso Kubmanos che ha potuto concludere. Eravate anche simpaticissimi sul balletto riferito all'inno del Real Madrid, non vi hanno visto di qua fortunatamente perché erano concentrati sulla partita. Annullato il gol alla Juventus, netto fuorigioco sulla partenza dell'azione e da qualche parte qualcuno libero c'è, no Gambaro? Attenzione al buco difensivo, anche eccolo qua uno libero. David, il destro, rete! David, te l'ho detto prima. Eccolo qua uno libero, dicevamo uno libero. È in vantaggio. In vantaggio, contropiede mal gestito difensivamente dalla Juventus, vantaggio della squadra francese proprio con l'osservato speciale Jonathan David che non fallisce davanti a Di Gregorio. Raccontiamo come è arrivato questo gol. È stato un lancio in verticale dove la nostra difesa è stata clamorosamente bucata. Kalulu era nettamente in ritardo da quello che ho visto, è stato lui proprio il numero 15 che non ha tenuto la posizione su Davide che si è parato verso la porta da solo, è entrato dentro l'area di rigore, secco destro a battere Di Gregorio. Zegrova riesce a vincere il duello su Cabal per l'ennesima volta, difatti lo sta facendo diventare matto, il taglio dentro intelligente grande gol verso Davide, e lì è Kalulu che non ha chiuso la diagonale. Davide da solo, in mezzo. Tiro e gol. Bravo! Tiro e pareggio! Che serata, ragazzi! Non segnate mai, è la seconda volta che su un'emozione da quella parte arriva la vostra e poi si spegne, fuori gioco anche questo, che sono due. Bella azione sulla sinistra, stessa azione di prima, uguale identica. Spiegala, Pavesi. Cabal è partito con il lancio, il taglio verso Ildiz che è stato molto bravo e probabilmente era lui che era in fuorigioco. Sì. Passaggio in mezzo ancora, raso terra con Kupaners che è arrivato a concludere con il sinistro, ma era già in posizione quindi, di fuorigioco in partenza. Gol annullato a Kupaners, in precedenza annullato a Vlahovic, giusto? Quindi sono due gol annullati. Il cambio gioco di Consensao sulla sinistra verso Ildiz che entra in questo momento dentro l'area di rigore, il cross con il sinistro ancora, girata da parte di Kupaners per la terza volta. Sì. Un'azione fotocopia l'una con l'altra, però questa volta Kupaners non c'entra la porta, Di Gregorio può bloccare il pallone e si riparte, uscire, la Juve può tentare questa ripartenza, avanza, supera la linea del centrocampo, Cambiaso, modalità Zanetti, con Consensao all'interno dell'area di rigore, c'è là sul sinistro, ed è calcio di rigore, rigore per la Juve. Anche una serata dove magari non ha quasi mai saltato un uomo, fatto l'ultimo passaggio, ma gli fa ammattire così tanto che prima o poi sull'uno contro uno, zac, rigore. Rigore Juve, di là di quello rigore. Guarda, nettissimo, andrà a battere Dusan Vlahovic dagli 11 metri, non può sbagliare. Test di maturità per la Juve, per Vlahovic, tutto in questi 11 metri, al minuto 59 che scocca in questo momento. Non puoi sbagliare, Dusan, è la tua occasione.
Parte con il sinistro. Il tiro! Rete! Rete! La palla è il nostro Dusan. La riprendiamo. Segniamo anche noi. Segniamo pure noi questa sera. Sinistro, preciso. Chevalier alla sua destra, il portiere si butta dall'altra parte e la riprendiamo con Dusan Vlahovic che non sbaglia dagli 11 metri. Con molta Spuffo calma, con molta calma, palla nell'angolo, il portiere sceglie l'angolo sbagliato dall'altra parte, 1-1.